All'inizio della guerra ero di leva a Napoli, alla scorta convogli. Non ho mai combattuto, non sono andato nemmeno in Russia come quelli che all'inizio erano con me nel reggimento a Novara. Io ero sergente e sarei potuto partire con loro se non mi fossi offerto di andare a frequentare la scuola d'artiglieria. Infatti avevo sentito che tirava una brutta aria e che si stava per andare in Russia per quella campagna. Dopo la scuola sono tornato a Novara, ma lì il reggimento non c'era più, era già partito. Con l'armistizio, l'8 settembre 1943, in 7 o 8 siamo scappati via a piedi, prima a Roma, poi con il treno a casa. Erano giorni di intensi bombardamenti su Napoli e siamo potuti fuggire facilmente. Anche a Roma c'erano tedeschi che si spostavano avanti e indietro. Tornato a casa mi sono dovuto nascondere per non venire preso dai tedeschi e riportato sotto le armi. Ci nascondevamo nelle soffitte oppure andavamo a dormire fuori casa, come ho fatto diverse volte insieme ad un mio amico, Bellini. Quando si sapeva che arrivavano i tedeschi, scappavamo. Ci nascondevamo in mezzo agli alberi e alle frasche in un campo verso Cevolabate e uscivamo solo quando la mamma del dottor Cortellini ci faceva il segnale di via libera. Quando c'erano i tedeschi, lei metteva le lenzuola alle finestre. Quando andavano via, le toglieva. Noi avevamo tutti un po' di paura per i tedeschi. Passavano con le mucche e prendevano gli uomini per accompagnarle via. Sono passati diverse volte, sempre con tante mucche che avevano preso nel Foglia, nel Pesarese. Non saprei dire quante potevano essere le mucche che portavano via, perché noi scappavamo appena si sapeva del loro arrivo. A San Clemente lavoravo nel comune, ero un po' il tuttofare insieme al segretario Zanzi, facevo la guardia, lo scrivano, tutto. Gli altri erano richiamati, come il figlio del segretario, Lucio, o erano scappati via, soprattutto gli ultimi tempi, prima del passaggio del fronte. C'erano anche alcune donne, come la mamma del dottor Cortellini, allo stato civile, assunta negli ultimi mesi. Durante l'estate, poco prima del passaggio del fronte, nel paese non c'erano molti soldati tedeschi. Qui non avevamo comandi importanti. Si erano installati nella casa delle suore, dove avevano messo l'infermeria, e sopra il tetto avevano disegnato una grande croce bianca. Ho visto alcune volte arrivare dei camion con sopra morti e feriti. Erano dei mucchi di ossa. Qualcuno gridava acqua, ma guai ad avvicinarsi, anche solo per dargli da bere, le guardie non volevano. I feriti venivano dalle parti del Foglia, oltre Saludecio, da dove si sentivano forti i colpi delle cannonate e sembrava di vedere i fuochi d'artificio. Nelle ultime settimane cominciarono ad arrivare alcune bombe anche a San Clemente. Una colpì anche la superiora ed una suora. Le suore erano 4 o 5, avevano con loro delle bambine e delle ragazzette e partivano per unirsi alla loro casa madre a Miramare. Noi pensavamo che si volessero mettere in salvo sfollando verso San Marino, come stavano facendo tanti altri. Invece erano dirette verso Miramare e sono state colpite appena fuori dal paese, vicino alle scuole medie, dove ancora c'è una vecchia casa. Verso fine agosto avevamo fatto dei rifugi qui, vicino al paese. Erano delle semplici buche in terra che avrebbero dovuto servirci quando fosse arrivato il fronte. Sulla zona passava spesso un aereo spia, la Checca, che sorvolava e individuava gli obiettivi da colpire. Tra questi obiettivi era rientrato anche il nostro rifugio, che infatti venne bombardato, forse perché avevano visto gli uomini lavorare e avevano pensato fosse una postazione militare. Così siamo dovuti andare a rifugiarci nel torrione delle mura, dietro la casa del dottor Cortellini. Nei pochi giorni che siamo rimasti dentro il rifugio, ho visto quelli che sono morti per le bombe, come il segretario Antonio Zanzi. Nella parte superiore di quella specie di rifugio, all'inizio della scalinata che dava sul cortile della casa, ci eravamo seduti i vicini, il segretario ed io. Per fumare una sigaretta che avevo rimediato, io, lui non riusciva a trovare sigarette mentre io le avevo, e proprio quel giorno eravamo seduti insieme a fumare e a guardare le bombe che ogni tanto cadevano. Ad un certo punto l'ho salutato e sono sceso giù per le scale, verso la camera dove stavamo rifugiati. Appena fatti alcuni gradini ho sentito una gran botta. Sono tornato su a vedere del segretario
e l'ho trovato morto. Sembrava che dormisse. Era rimasto nella stessa posizione di qualche attimo prima, colpito da una scheggia che era rimbalzata dal muro della casa ed era entrata nell'imbocco della scalinata, prendendolo direttamente al cuore. A colpirlo era stata una scheggia di granata tedesca, sparata da Gemmano, in pieno giorno, forse era mezzogiorno, poco prima che arrivassero gli inglesi. Era la seconda persona morta tra di noi in quel rifugio. Al mattino presto era stata colpita una donna, la Clemente Menghi, che era uscita dalla grotta ed era andata nell'orto, appena sotto il torrione, fuori dalle mura, dove l'aveva presa in pieno una cannonata tedesca. I soldati tedeschi si vede che erano già usciti e sparavano contro San Clemente intanto che arrivavano gli inglesi. Il giorno dopo morì anche lo zio del dottor Cortellini, Leonida, un uomo affabile ed altruista che aiutava tutti. Andava sempre al pozzo nel cortile ed attingeva acqua da bere per chi ne aveva bisogno. Venne colpito proprio al pozzo, sempre dai tedeschi, che sparavano con i cannoni da Gemmano e da Croce. Quando arrivarono gli alleati ci dissero che quel posto non era sicuro. C'erano stati molti morti e feriti. Era successo anche ad un tedesco che è morto dissanguato dentro il nostro rifugio, invocando l'aiuto del medico. Molti fra di noi sono rimasti feriti. Mia nonna, la figlia del dottor Pianori, il cappellano Don Mario Rinaldi, il parroco Don Lazzaro Tonni insieme alla sorella era tornato dai suoi a Corpolò e rientrò a San Clemente molto tempo dopo. Siamo rimasti qualche altro giorno e poi siamo andati via da lì. Passando dalla piazza entrammo dentro la chiesa e poi nella sacrestia per andare nel fondo della canonica. Nella casa del prete c'era una grossa bomba che non era esplosa. Sotto, nel fondo, si diceva che ci fosse un tedesco con una radio, nascosto sotto una catasta di fascine. Gli inglesi sono venuti ed hanno mitragliato tutta la catasta, ma non abbiamo visto scappare fuori niente. Né allora né dopo, quando abbiamo guardato sotto la legna. Se c'era stato un tedesco era sicuramente già fuggito. La mattina del 4 settembre sono arrivati i carri armati, venivano su da Morciano, dalla parte di Cevolabate. Era tutto un formicolio di carri. Non ho mai visto una cosa simile. Quando siamo usciti anche dal fondo della canonica per andare a Sant'Andrea, verso il 7 o l'8, abbiamo visto dietro il teatro, dove c'è il monumento ai caduti, un carro armato inglese puntato verso Cevolabate. Era un momento di tregua nei bombardamenti e così ci siamo allontanati dal pericolo perché qui arrivavano ancora le bombe tedesche. Quando siamo passati vicino al carro armato, fermo al teatro, noi avevamo paura per le bombe della Marina che ci passavano sopra la testa e andavano a colpire Gemmano. Invece i soldati stavano tranquilli e ci prendevano in giro. A Sant'Andrea dormivamo nella cantina di un casolare che era vicino all'attuale campo sportivo. Anche laggiù un giorno sono arrivate delle bombe vicine e ci siamo salvati per un pelo dalle botti che ci sono cadute addosso per lo spostamento d'aria. Dopo circa una settimana siamo tornati a San Clemente. La mia casa non aveva subito danni. Era davanti al forno, all'incrocio, vicino al quale i carri armati, per passare, avevano buttato giù un angolo di una casa. Il paese era pieno di soldati. Uno che era caduto dentro un pozzo, l'abbiamo salvato. Una notte sentiamo una donna che gridava: «Venite, venite, c'è uno che chiama aiuto, grida acqua, acqua!» Siamo accorsi in 4 o 5 e abbiamo visto che era un inglese caduto in un pozzo che per i bombardamenti non aveva più il muretto intorno. Abbiamo preso una corda e l'abbiamo tirato fuori. Ha continuato a scriverci per molti anni dopo la guerra per ringraziarci. Nel comune abbiamo dovuto rimettere tutto in piedi, cercando di recuperare tutte le carte e i libri di anagrafe e stato civile. C'erano da registrare i morti sotto i bombardamenti, da rimettere in piedi gli uffici per il razionamento del grano e degli alimenti. Io fui messo a lavorare in un ufficio per l'agricoltura creato apposta per la guerra, sempre dentro il palazzo comunale, ma era autonomo. Si doveva fare la denuncia del grano prodotto e poi si calcolava quanto era quello necessario per la famiglia, mentre il resto doveva essere portato all'ammasso. Ci sono rimasto dei primi tempi, dopo la guerra, fino al 1953, quando sono andato a lavorare a Forlì, all'ufficio tecnico erariale.